A pochi passi dall'orto botanico, il prato della valle è quasi la sintesi della cultura, dello stile di vita dell'umanità padovana, forse nell'intero arco della storia di questa città. Da sempre luogo di riunioni, di spettacoli, di fiere e di giochi. L'attuale sistemazione ha il respiro della raffinata cultura veneta del Settecento e fu voluta da Andrea Memmo, allora provveditore della Repubblica di Venezia. Un modello urbanistico che miscela con equilibrio la natura e l'architettura in un essenziale disegno complessivo. Qui Andrea Memmo pensava di innalzare dei padiglioni con botteghe, ma l'idea non ebbe successo. L'utilizzo sociale della piazza ancora oggi è tema di dibattito tra associazioni culturali e forze politiche. Nel 1797 Napoleone pone fine alla dominazione veneziana. Con i francesi, che occupano Padova, arrivano le idee rivoluzionarie e si afferma l'arte neoclassica che, rifacendosi alla Grecia antica, ne rievocava gli ideali di democrazia. Ne è espressione il Caffè Pedrocchi, progettato dallo Iappelli. Il recente restauro delle sale del palazzo ci fa rivivere in quei luoghi la cultura e l'umanità di Padova. Queste sale sono la memoria non soltanto della storia, ma anche della cronaca, quando i nobili e i ricchi della città si incontravano, forse per costruire le loro fortune, dove politica, economia e cultura si mescolavano alla frivola e evanescente trama della vita di ogni giorno. Ora, svago e cultura, arte e politica, ritornano in queste sale, nello spazio di una nuova e diversa civiltà. Frammenti di storia che si uniscono al nostro tempo. Una storia ricca di rivolgimenti e trasformazioni. Un racconto che continua anche nella Padova di oggi. Una città che va perdendo la sua identità esclusiva nello spazio di una grande area urbana. Da Venezia a Treviso, da Abano a Monselice, in cui tutto cambia e si modifica. Arte, cultura ed economia ne mutano di continuo il volto. Il nuovo si mescola all'antico, i colori del futuro a quelli della tradizione. Con le nuove vie si riscoprono le acque che si allungano verso il mare, nuovi scambi, nuove idee. Lo spazio si allarga nell'immagine del futuro. Il profilo di una città che nella struttura urbana, nella vita commerciale e industriale e nella cultura annuncia un futuro di cui per ora riusciamo a cogliere soltanto un'immagine indefinita, accattivante. Forse non siamo riusciti a dire tutto di questa città che cambia. Ci accontentiamo di averne parlato, sperando di aver colto i frammenti di un passato che l'umanità di oggi può ancora scoprire nelle strade, nelle piazze, nei volti della gente.